Mister, viene da dire peccato perché magari tenendo duro qualche altro minuto dopo il gol del pareggio di Fiordaliso, forse il Teramo poteva sperare in un risultato positivo. Sì, però oggi non siamo stati molto cattivi, ci siamo fatti aggredire, forse loro hanno fatto una partita importante, quindi c'è anche i meriti loro, però sicuramente noi dovevamo essere un po' più, non ci dovevamo far sorprendere, un po' più incisivi, un po' più di coraggio. Passo indietro un po' nella manovra, forse anche dovuto al terreno di gioco non perfetto. Beh, il terreno di gioco va bene, è normale, è in inverno, i campi di erba sono così e quindi abbiamo perso qualcosa in fisicità, comunque lo sapevamo, però anche dal punto di vista della manovra forse non abbiamo rubato tanti palloni e questo ci ha permesso di fare transizioni, di attaccare velocemente la porta avversaria e perdiamo un po' delle nostre caratteristiche. Collegamenti un po' più complicati tra il centrocampo e l'attacco, non so se è d'accordo, quando il Teramo ha recuperato palla poi gli è stato complicato portare palla agli attaccanti. Sì, ma abbiamo rubato pochi palloni, ci hanno più che altro consegnato a loro, siamo tornati un po', ecco, non siamo stati così aggressivi da rubare tantissimi palloni, quindi ci hanno più che altro consegnato a loro. È finito il girone d'andata, 20 punti, un bilancio discreto, né buono né totalmente disastroso, è chiaro non è tutta sua gestione, ma ci vorranno più di 20 punti nelle prossime 19 giornate. Io credo che la quota salvezza sia 40, oggi siamo salvi, no? Sì. Se il Teramo fa altri 20 punti. Ok, dobbiamo farne di più. Quindi vuol dire che la quota salvezza si può alzare, abbassare, ma credo che non si scappi giù di lì. Ma noi dobbiamo fare più punti possibili e cercare di fare più punti possibili. Quindi adesso pensiamo alla partita di domenica, dobbiamo recuperare energia, abbiamo un giorno in meno di recupero rispetto a Sud di Tirol. E quindi cerchiamo di recuperare energie per farci trovare pronto per questa prima di ritorno. Le faccio due domande su alcuni singoli. Celli, che anche oggi è uscito prima della fine della partita. Speranza è recuperabile, ecco come stanno questi due giocatori? Celli ha preso una botta in testa e quindi è uscito per per un trauma cranico, credo, ma non lo so di preciso. Comunque è uscito che non vedeva più, quindi Speranza non è recuperabile, quindi dobbiamo stringere i denti e andare. Anche perché stanno facendo bene, voglio dire, stiamo facendo bene. Oggi abbiamo fatto meno bene di altre volte e lo stiamo facendo bene. Senta, mister, l'ultimissima domenica arriva al Bonolis Rocco Costantino, che dice glielo fa l'occhiolino prima della partita, magari ci pensa a venire a Teramo. No, adesso pensiamo alla partita di domenica che è importantissima.